schiaccia, schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo che non basta mai. Mamma Maxi Milk che sta a capo di tutto il branco. Qui non basta il rango alto, se a giocare non si altro è ombre. Matalo, matalo, camperon dietro la cru. Devi iscriverti al canale Maxi Milk su YouTube. Trovi tutto e di più, forza fallo pure tu. Perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. I miei contatti per conoscere il mio sponsor, se hai bisogno di un account con soldi e rango, leggi attentamente la descrizione del video e ricorda di lasciare un like. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un after patch del glitch dei soldi da fare da soli ragazzi. Allora, guardate bene questa targa e ricordatevela che questa poi in seguito diventerà una LG Retro Custom. Allora, i requisiti sono avere una base operativa piena di LG e una LG giustamente retro custom da poter duplicare. Per poter cominciare dovete portare una LG della base ragazzi, badate bene, una LG della base fuori dalla base, come avete appena visto io ho portato una LG fuori dalla base, quindi rientrate nella base e vi dirigete dove si organizzano i colpi. Quindi ripartiamo ragazzi, una base operativa, delle LG RH8 normali per poter duplicare, una LG retro custom e dovete avere anche il centro operativo mobile con una LG RH8 semplice all'interno. Quindi partiamo ragazzi, venite qui dove sono venuto io, lanciate un colpo e una volta che comunque avete lanciato il colpo andate a ricercare un vostro amico. Dovete andare in amici, miei amici, e dovete cercare un amico che si trova in una sessione solo inviti. Come facciamo a capirlo ragazzi? Vedete queste V che ci sono qui? Significa che i miei amici, alcuni miei amici stanno giocando in una sessione solo inviti. Io vado su Gioia2308, già avevo impostato il profilo e vado a fare partecipa ragazzi, faccio partecipa a sessione, automaticamente mi farà partecipare ma mi ributterà fuori. Perché? Perché la sessione è solo a inviti, quindi ci compariranno questi messaggi, dovremo accettarli tutti e ci ritroveremo nella nostra base operativa senza simbolo crew, in grado di poter guidare un'auto ragazzi. Quindi a questo punto torniamo alle nostre auto e andremo a prendere un'auto ragazzi. Quale auto? La LG Retro Custom, perché è quella che andremo a duplicare. Quindi ragazzi vi faccio vedere. Allora, innanzitutto ho cambiato posizione per poter fare il teletrasporto diciamo, però comunque non è importante, se non è, riuscite a farlo come lo faccio io fatelo diversamente, io l'ho fatto solamente per guadagnare tempo, metto l'auto qui in maniera che mi teletrasporta come state vedendo, però potete anche metterla alla vecchia maniera con due auto, incastrate lo sportello e fate il tutto. Allora badate bene ragazzi, perché se non riuscite a fare questo passaggio alla prima volta dovete ripetere il bug di lanciare il colpo e unirvi a un vostro amico. Perché? Perché in questo after patch se voi uscite anche per sbaglio dal bunker non siete più buggati, quindi fate bene attenzione a ciò che fate. Quindi venite qui, vi fate comparire questo messaggino e quando vi compare questo messaggino automaticamente premete triangolo e X, triangolo per entrare nell'auto e X per accettare il messaggio. Come avete visto c'è un piccolo flash scusate, che vi fa vedere l'auto e poi vi avvia l'animazione che state uscendo fuori. Ricordate la targa all'inizio ragazzi? Eccola qui, questa è la targa dell'inizio, quella che avete visto a inizio video. Ora andiamo in un posto, io qui devo andare in culo al mondo perché purtroppo ho comprato sto cazzo di base operativa che sta in culo al mondo, però andiamo a chiamare il nostro centro operativo mobile. Io vado a chiamare il mio centro operativo mobile e vado a, ovviamente mi sposto così perché sennò me l'avrebbe messo veramente in culo al mondo ragazzi, invece qui me lo mette all'ippodromo. Vado nel centro operativo mobile
e entro dentro il centro operativo mobile. Adesso andiamo a vedere, vediamo un attimo che non lo vedo in mappa. Infatti ancora non è comparso, ragazzi. Comunque dovrebbe metterlo all'ippodromo. Quindi una volta che abbiamo fatto il tutto, proseguiamo il glitch alla vecchia maniera, ragazzi. Io lo proseguo alla vecchia maniera, voi non lo so come lo fate, però io lo proseguo alla vecchia maniera, perché ho notato che salva l'auto. Ho provato ad entrare in garage con l'auto come si faceva nel vecchio glitch e mi si bugga tutto, non mi fa più uscire dal garage, quindi ho preferito farlo alla vecchia maniera. Quindi una volta che siamo qui, assicuratevi che avete, scusate, vi dovete assicurare che avete una LG RH8 nel centro operativo. Se non l'avete, la comprate al momento. Quindi andate comunque ad assicurarvi che ci sia un'auto. Io qui non ero convinto di averla, invece ce l'avevo, come vedete. E entro nel centro operativo mobile, mi dirà di sostituire questa LG che si trova qui, andrà a finire nel bunker, non nel bunker, scusate ragazzi, nella base operativa. Una volta fatto ciò, uscirete e potrete tranquillamente avviare una missione di Rockstar. Ragazzi, io faccio questo passaggio perché mi sono trovato meglio a fare così, ho evitato molti bug, però se a voi riesce di farlo diversamente, non so, fate voi. Io però con questo passaggio sono riuscito a non buggarmi, perché magari quando portavo l'auto in garage mi si buggava, se rientravo nella base operativa mi si buggava, e quindi ogni volta c'era sempre quel problema. Ho provato a entrare anche in garage, ma non mi faceva neanche suicidare, ragazzi. Una volta che avete avviato la missione, una missione qualunque, una missione da un lavoro da titano, quello che sia, uscite dalla missione, riprendete l'auto e la riportate o nella base o in un garage, dove meglio preferite. Ovviamente se avete un garage pieno di LG RH8, portatela lì e il gioco sarà ancora più semplice, insomma, no? Il glitch sarà ancora più semplice, perché la LG RH8 che avete nel garage andrà a finire direttamente nella base e potrete riavviare una nuova duplicazione, potrete rifare una nuova duplicazione, ragazzi. Per fare queste duplicazioni io qui mi trovavo in una pubblica, però potete farlo benissimo in privata, perché non c'è nessun problema a farlo in privata. A me mi trovavo in pubblica, non mandavate cambiare sessione perché stavo provando diciamo varie volte lo stesso glitch in maniere diverse, però questa è l'unica maniera che a me ha funzionato, che ha funzionato bene e che non mi ha creato bug. Quindi adesso andiamo a vedere, ragazzi, vi faccio vedere, perché qualche malpensante l'altra volta mi ha detto che era un fake, cazzi e mazzi. Adesso la metto in quel punto, la metto diciamo qui dove c'è questa LG, e vi faccio vedere che inizialmente avevo una targa, perché giustamente quella che è a fianco a quella dove ho messo ora era quella iniziale, in pratica quella che abbiamo preso per duplicare, e quindi abbiamo due targhe completamente diverse. Adesso aprirò il telefono, ve le farò vedere così, in maniera tale che potrete verificare con i vostri occhi. Detto questo, ragazzi, un saluto a tutti, al prossimo video, ciao a tutti.